Per me la BTE è proprio una fusione, è come il filo che lega insieme tutte le perle che ho raccolto in questi ormai quasi 20 anni di percorso. E poi a un certo punto è arrivata la BTE. È arrivata la BTE e all'inizio l'ho praticata proprio come supervisione e come formazione continua. E dopo 5 anni mi è proprio venuta voglia di capire bene, facendola mia, perché comunque ho visto, io ho l'esperienza dello yoga, lo yoga parti dal corpo, il respiro, e la BTE mi sembra proprio una fusione che è nata da sé in realtà, la via c'era e poi man mano ha preso forma e sempre maggior definizione attraverso le mappe, cioè da delle intuizioni, da dei vissuti esperienziali poi si aprono e si ricercano proprio, credo io, cioè l'idea che mi sono fatta, uno cerca di definire cos'è quello che sto vivendo e che mi dà la capacità poi di padroneggiare, no, questo trance o di avere quella visione o di riuscire a non essere agito alle situazioni, ma avere più chiarezza nella mia vita su dove sono, su dove sto andando. E man mano prende forma ed è una creatura viva perché poi cioè le persone che ne entrano a far parte e che praticano quelle pratiche in realtà poi apportano un cambiamento, no? Proprio nella via, perché si arricchisce di questo scambio. Io la sento così, la sento proprio, la sento la mia via adesso, perché cioè, io credo che hai fatto un lavoro ma veramente straordinario con quelle mappe. Questi giorni stavo pensando, io ho fatto una scuola di counseling umanistica, però nel frattempo facevo la Ayurveda e c'avevo tutta l'altra parte, proprio la consapevolezza. Quando ho fatto la tesina, cioè io ho fatto proprio la tesina su cosa vuol dire, su cos'è la consapevolezza a livello proprio anche pratico, no? Che non è qualcosa di astratto, è qualcosa che poi tu spendi nella tua vita. Insomma, sono partita da Rogers e poi lì ho affrontato, come si dice, Freud con tutta la sua psicologia dell'io, da lì va bene la Ayurveda, poi anche l'Owen. Insomma, alla fine non so come ho fatto, però ci ho beccato in qualche modo perché non c'avevo aiuti dai docenti perché per loro, cioè, tutto quello che riguardava l'Oriente era qualcosa di poco importante, no? Che non poteva entrare, no? E invece poi quando poi mi sono messa adesso a studiare i libri, ho visto tu la mappatura che hai creato, ho detto dai, però un'intuizione ce l'avevo avuta buona, nel senso che evidentemente è qualcosa che quando pratichi, quando fai lo zero, si apre alla tua coscienza. Questo è quello che mi sono sentita io in questo momento, ecco.